Le difficoltà finanziarie e la carenza di organico non fermano il CAS. Nonostante i problemi, sono moltissimi gli interventi che il consorzio a proprie spese realizzerà in vista del prossimo G7 di Taormina. Circa 10 milioni di euro i fondi investiti per una quindicina di interventi che riguarderanno in particolare il ripristino della pavimentazione lungo la A18, specie in prossimità delle barriere di San Gregorio, Tremestieri, Acireale, Giarre e Taormina, il ripristino della funzionalità idraulica, la pulizia e l'inalberamento delle gallerie ricadenti nella tratta Taormina-Giardini-Naxos, la manutenzione delle opere in verde nella tratta Taormina-Giardini-Naxos, la manutenzione delle opere in verde nella tratta Taormina-San Gregorio, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale delle barriere, la manutenzione dei fossi di guardia, ponticelli, canali e scariche e delle opere idrauliche, protezione delle gallerie dell'intera autostrada Messina-Catania in entrambe le direzioni di marcia. E poi il restyling dello svincolo di Giardini Naxos, la riapertura al traffico della galleria Sant'Alessio, il prossimo bando di gara per il ripristino dell'illuminazione della galleria Scaletta e la revisione di tutti gli impianti elettrici. Opere queste che verranno realizzate, come ribadite dal presidente del CAS Faraci, per responsabilità istituzionale nei confronti del G7 e che andranno ad affiancarsi ad una serie di progettazioni immediatamente cantierabili di recente inserite nel patto per il Sud per un importo complessivamente superiore a 125 milioni di euro. Tornano a protestare a Piazza Cheroli in maniera del tutto pacifica 25 ex dipendenti Servirail per difendere e rivendicare un loro diritto fondamentale, il lavoro. Secondo quanto dichiarato dai lavoratori in presidio, la nuova società non avrebbe mantenuto gli accordi previsti, non ricollocando 25 dipendenti nel gruppo Ferrovie. In realtà sono due vertenze che cominciarono nel 2011 insieme, parallele, andarono sempre di pari passo e in quell'anno ci aiutammo, noi aiutammo loro, loro vennero a sostenere noi quando eravamo sul Duomo. La loro vertenza si è risolta positivamente, la nostra sembrava si fosse risolta pure positivamente, però 25 sono rimasti fuori da quell'accordo che è stato firmato in prefettura con l'allora direttore delle risorse umane della ferrovia, e noi non riusciamo a capire il motivo. 20 di noi si sono sistemati in ferrovia, gli altri 25 rimaniamo ancora senza lavoro, addirittura neanche con gli ammortizzatori sociali, perché per alcuni è già finito il tempo degli ammortizzatori sociali, appunto. Questa mattina non erano soli al presidio, ad affiancarli c'erano i 15 lavoratori del birrificio Messina, compagni di tante battaglie per il lavoro e protagonisti di importanti vertenze occupazionali. Dovete pensare che 4 anni fa, quando noi eravamo in presidio, loro erano pure in presidio al Duomo. Loro hanno avuto le promesse che ritornavano di nuovo a lavorare, sono durati 3 anni e poi l'hanno lasciato di nuovo senza lavoro. Noi, grazie a Dio, siamo riusciti a fare una cooperativa, ci siamo messi da operai a imprenditori di noi stessi e stiamo continuando. E sappiamo cosa vuol dire da non aver lavoro ad avere il lavoro, perché le famiglie devono vivere, la città deve vivere e i giovani devono vivere. Le due realtà, gli ex Servirail e i lavoratori del birrificio, tra luci ed ombre, hanno fatto la storia della nostra città e il gesto di Sorrenti e Compagni si spera possa essere da esempio per chi ogni giorno lotta per vedersi riconosciuto e garantito il diritto al lavoro.